Buongiorno, Orchidea di Brosor, Orchidea Medicina per l'Anima, il libro Orchidea Storia dei Personaggi, quarta edizione, mi raccomando, compratelo, leggetelo, ha tre grandi pregi, costa poco, è semplicissimo, l'ho scritto io. Allora, oggi parliamo dell'offerta, l'offerta dei due maxillari e la masdevallia. Prima però voglio farvi vedere che i pirarri cominciano a diventare gialli, vedete che le foglie cominciano a giallire? Questo è il momento di sospendere la spedizione, la bagnatura. Adesso vanno a riposo perché in natura hanno una stagione secca, perderanno completamente le foglie e non si proprio neanche una goccia d'acqua. Fin quando, verso metà fine gennaio, quando sui nodi dove è caduta la foglia si gonfia la gemma, si comincia a bagnare e levano fuori prima i fiori, poi i bocci, poi i fiori e così via. E così tutte quelle che vanno a riposo da oggi, la Londigesi, tutte le altre, Primulinum, Superbum, Nestor, tutte vanno a riposo. Adesso non si bagnano più fin quando comunque cominciano a vegetare. Allora, l'offerta di oggi è l'offerta delle due maxillarie molto profumate, profumatissime. Questa è la Picta, che viene dal sud del Brasile. È molto molto profumata, fiorisce tutti gli anni autunno-inverno. Questa invece è la Rufescens, la varietà minor, che i fiori piccoli. Questo è un profumo di vaniglia che tutti quelli che l'hanno usano un po' faticano a comprarla, perché è un profumo talmente forte, talmente intenso, che è decisamente appetitoso. Questa viene dall'America centrale. Si è sempre un'orchidea, però da mettere la pulpicta da fresco, questo da temperato. Questa qui invece è la Masdevallia Tovaresi. Queste sono piante gigantesche di Masdevallia Tovaresi. Adesso è in bocciolo. Qualche giorno cominciano a fiorire, solitamente sempre fiorita per Natale. Queste sono piante molto molto grandi. Una caratteristica della Tovaresi è dei fiori bianchissimi, che più bianchi non si può. Ogni ramo porta due, anche tre fiori, ogni infiorescenza porta uno, due o anche tre fiori e soprattutto, come diverse masdevallie, è una caratteristica di diverse masdevallie come la guttulata e altre, rifiorisce anche sugli stessi rami anche l'anno prossimo. I rami durano meno 2 anni, anche di più. Anche queste sono piante, vedete, sono piante gigantesche, solitamente sono piante piccoline così, queste sono piante molto grandi. Allora, la maxillaria pinta grande costerebbe 36 euro, la Rufescens 24 e la Masdevallia Tovaresis 30. Il totale sarebbe 90 euro, veniamo 80 euro più spedizione. Ok, allora questo è il video di oggi. Ci ho in mente di dire qualcos'altro, ma mi è scappato. Me l'ho la memoria ultimamente, che l'altro giorno mi ha fatto con la gavlì che dicevo che George Stercoffler con l'insalata. Per la coccinia, no, era per le limace, solo che l'età, la memoria che fa quello che può. Ok, dai, a domani.